Allora, ciao a tutti, oggi è il primo tutorial sul mio canale, voglio far vedere come installare e configurare Winter Display per la vostra installazione Mate. Funziona per quasi tutte, le devi sicuro, nel mio caso è per la PC FVS 20. Allora, cominciamo, apriamo il browser, in mio caso Chrome, andiamo su questo sito, www.winter-display.com/files.php e scarichiamo questa versione. Facciamo download, io l'ho già scaricata, eccola qua, poi la lanciamo. E lo installa, faccio vedere, facciamo esegui, sì, next, accettiamo la licenza, next, cartella dove viene installato mi raccomando lasciate quella, qui per creare l'icona sul testo che in verità non la crea, facciamo next, poi install. Adesso attendiamo un attimo che lo installa, magari tagliamo un attimo il video, Ok, ricasi tornati, ha finito di installarlo, quando ho concluso potete lasciare questa spunta Launch Winter Display, facciamo Finish, adesso si aprirà il programma, eccolo che carica. E questo dopo vediamo come risolve, cliccate su Litter On, eccolo qua, questo è Winter Display, adesso, vedete che qui dice Trial, noi andiamo ad aprire questo file che vi metto qua in descrizione, doppio clic. Adesso mi dice code, bisogna andare su register purchase, prendete questo codice, questo che trovate su please email the code, lui lo dice già, fate copia, lo mettete su code e fate incolla, fate generate e questo è il seriale da dovete fare così, lo selezionate, copia, fate incolla qui e poi ok. Su lui vi dirà, vedete che è registrato e vi ringrazia anche, infatti ok, adesso è il vostro Winter Display, chiudiamo questo, il vostro Winter Display è registrato. A questo punto dobbiamo passare sul TeamViewer, sul computer che gestisce la stazione, adesso cambiamo e andiamo sul TeamViewer, ci vediamo fra un po'. Allora, eccoci qua, siamo sul Winter Display, sul computer che gestisce la stazione, scusate se si vede in piccolo, ma è un computer vecchio, comunque si vede, clicchiamo qua, andiamo a aprire Winter Display. Come vedete è un po' lento, come vedete qui ci sono tutti i dati presi dalla console della mia stazione. Allora, clicchiamo su Control Panel quando lo aprite la prima volta. Prima cosa, stazione di tipo e impostazioni. Come potete vedere ce ne sono tantissime. Per le Davis c'è il suo campettino per le Davis, il mio caso la PCE, quindi sono andato qui dove faccio fatica a vederlo anche perché è proprio veramente piccolo, sono con la TV con lo schermo grande. Bisogna andare qui su H1081 PC, Fine Offset, bla 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 bla, tutta questa roba qua. Voi dovete selezionare questo EasyWinter / H1080 81 PC, questa cosa qui, e questo, Standard Type. E questo è fatto, cliccate su Close Save e siamo a posto. Poi, bisogna andare qui, Unità e altre impostazioni, è tradotto un pochino male il programma, comunque si capisce. Allora, prima cosa, Unità Windchill. Qui dobbiamo impostare ovviamente chilometri orari in gradi, in millimetri la pioggia e il parametro in hectopascal, perché come si può vedere c'è anche in MPH, metri secondo, quello non so neanche cosa sia, VFT e in KTS. Noi ne siamo chilometri orari ovviamente, temperatura c'è sia in Celsius che in Fahrenheit, millimetri ci sono, scusate, la pioggia c'è in millimetri e in inches, e il barometro c'è in HPA, in hectopascal. Si è bloccato, ecco, è arrivato. Poi c'è in MB, in KPA e anche in inches. Qua il log file deve essere ovviamente metrico e non come negli Stati Uniti, e questo è a posto. Qui potete impostare la pioggia annuale, se lo sapete, la pioggia che è caduta oggi, perché se magari la stazione, la console sbaglia così, potete modificarlo tutto. Vedete, anno pioggia totale. Volendo si può impostare anche il mese qua, ma quello funziona male. Poi
Basta, non, qua non c'è altro da fare, quindi siamo a posto. Diciamo ok. Ah no, scusate, mi sono sbagliato. C'è anche da impostare questo. Sun Moon Reset. Qui dovete mettere le vostre coordinate. Come potete vedere qua sopra, mi raccomando, per l'est siete a est di Londra, quindi dovete impostare questo. Se la longitudine sia est, bisogna impostare quello. Se invece è ovest, siete così com'è. Stesso discorso vale per il sud. Se siete a sud, dovete impostare sud emisfero. Una volta che avete impostato le coordinate, fate un update e qui vi esce l'orario. Come potete vedere, eccolo qua. Vedete, oggi è il 12:11, il sole sale alle 7:04 della mattina e tramonta alle 4:47 del pomeriggio. La luna è tutta questa roba qui. Vi dice anche tutti i dati della luna. A posto, questo è finito, facciamo ok. Adesso viene il più complicato. Volendo si può impostare anche da qua. Vedete? Stesso discorso, qui è già impostato. Ok, adesso bisogna andare su FTP e connessione FTP meter no, per ovviamente per inviare i vostri file. Allora, connection, qui dovete mettere l'indirizzo del vostro server FTP, username, la password della directory dove vanno i file, nel mio caso è quella principale, e impostare main on, poi save now e ok. In wave file upload timesandv ext, invece se lo apre. Stesso, potete impostare il tempo quando carica il file, nel mio caso è impostato ogni 5 minuti. Poi fate test internet update now e upload all now. Andiamo avanti, poi qui non ci dovrebbe essere altro. Ma ne upload, io non ho messo niente perché non è qui l'impostazione. Qui non c'è altro. Ok, cliccate. Guardate su WebFile, pagina web tempo reale, FTP DL, qui è molto importante questo. Si può lasciare così. Qui, come potete vedere, bisogna impostare il file test.txt dentro la cartella. Dopo vediamo il test.php sul server. Questo è un altro file che serve a me per una rete in cui sono dentro. Poi, in wavefile setup 1, così bisogna impostarlo. Per la spunta su aggiorni grafici delle 24, 48 e 72 ore precedenti, usa HTML invece di HTML. Snow the time of next update. Note created first real time startup time. Andiamo giù. Qui, come vedete, il set wifi location sono dentro questa cartella. Per quello che prima vi ho detto di non cambiare l'URL, l'indirizzo dei file dove sono dentro quando le installate. Poi, dopo snow the created first time startup time, bisogna impostare created un plot stack.txt as stack.php. Aggiorni il grafico della direzione del vento, upload a 24 ore, upload the extra moon tide e show border around screen of the website. Basta. Questo è finito. A questo punto fate ok e siamo a posto. Rimane un'ultima configurazione, internet e creazione file arrivi. Qui è molto importante impostare il file numero 28, che è il cleantav.txt, che è il file dove mandi i dati al sito. Set. Fate show file upload times, poi upload ogni 5 minuti, fate save now, qui sempre su on e ok. Poi dopo, anche il file numero 29 che serve per il test tag, stesso discorso, ogni 5 minuti, eccolo qui, vedete. Fate save now e ok, e qua sempre su on, ok. Qui si imposta in automatico quando impostate sull'altra colonna di prima, fate ok. Poi, volendo, se volete, potete mettere tutte le vostre, se volete entrare nelle reti, come vedete. Qui c'è tutto, io sono in molte reti con la stazione, vedete? Qui bisogna vedere sul sito. La cosa più importante secondo me è questa, è Wither Underground. Basta che vi registrate al sito, vi dà la station ID e la password che vi siete registrati. Nel mio caso è questa, non mi interessa se anche la vedete. Ecco qui appunto, sempre upload arriva in 5 minuti, real time on, 3 secondi, e questo sopra anche lui. Poi fate un test data send a vedere se funziona, ma funziona sicuramente, ok. Poi ci sono molte altre reti. Comunque avete già capito come funziona. A posto, abbiamo concluso questo tutorial. Come vedete, qui funziona tutto. Sono i gadget che ci sono ora. Io vi saluto e a presto. Un nuovo tutorial.